Che poi ti prendo.
Argento vivo, il giardino dei semplici, buonasera, San Mango da Pino. Bene, 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 bellissima questa scenografia colorata, l'arena è splendida, avete un posto meraviglioso dove festeggiare questa giornata della Madonna di Luglio, mi pare che sia, è vero, la festa, non, insomma, non voglio sbagliare. Grazie per averci invitati, grazie ai nostri tecnici Sandro e Antonio Meo alle console audio, con Mario Guadalupi alle luci, insieme a Raffaele Guadagno, Andrea Locca e il maestro Mombelli Felice Sibilla. Bene, dai ragazzi, questi ragazzi vanno tutti i nostri abbracci, perché li vogliamo veramente bene, ma non perché siano soltanto molto buoni, molto affettuosi, ma perché sono veramente bravi, sono veramente persone per bene che si comportano in una maniera eccellente sotto il profilo lavorativo, e veramente il nostro grazie si moltiplica per non so per quanto. Grazie Sandro, grazie Antonio, grazie a tutti voi, veramente vi vogliamo bene perché siete bravi. Adesso torniamo al Giardino dei Semplici. Argento Vivo dà il titolo a questo album, e tra l'altro Argento Vivo è contenuto in un CD live unico, perché voglio dire è unico nel suo genere, nel senso che non esiste in vendita, è un CD che i nostri ragazzi lo mettono a disposizione di chi lo volesse acquistare, ed è veramente un CD che contiene la gran parte dei brani che ascolterete, tra i quali appunto Argento Vivo, che è il titolo dell'album nuovo del Giardino, ed Il Prossimo, che ha un titolo veramente di una semplicità straordinaria, e ogni volta che lo si dice con l'animo ben disposto, effettivamente ha il significato profondo che ha. I love you. Spero di pensare.
grazie. Vedo che viene sempre gente, benissimo, è veramente molto bello, come diceva Andrea, guardarvi da qui. Bene, a questo punto vogliamo cantarvi ancora un po' di canzoni, però di quelle che appartengono un po' al passato, però abbiamo preso un po' di quelle canzoni, appunto dicevo, che erano un po' nascoste, alcune di queste erano nascoste un po' nei nostri LP. Bene, le abbiamo messe insieme ad altre che hanno partecipato, chi ad un festival, chi ad un altro festival estivo, e ne abbiamo creato un medley chiamandolo 70-80. Nel cuore, ma specialmente nel tuo cuore, non ci si può capire niente. Parli di tutto e mai di noi. Non si può amare senza amore, non si può avere senza andare, sapere se mi ami o no, e cosa pensi tu di me, ma non si legge nel tuo cuore. Quanto vuoi, innamorerai.
Grazie. Tanto tempo tu si scorda di me, e quando mi guardava, e quando tu guardava, con l'occhio mi guardava, che mosse da partire. Che nasce da fa, che nasce da fa, provamo una moda, quando ora può bastare, che ti sentia parlare, e poi ti dice da capo. Non mi aspettava niente a te, cioè quella che ti stava. Si innamora di me, ma sentiva di tuo papà. E torna dalla moda, abbraccia chi urla. Si innamora di me, ma sentiva non ce la sa. E torna dalla moda, a tutti urla. Si balla in un ossaggio come faccia a tuo guardare. Non voglio bene ancora, ma si dice poco di più. E canta da contenta con questa che succede. Si innamora di me, ma si innamora di non fa. E torna nella moda, abbraccia chi non va. Si innamora di me, non ci pensa, e torna nella moda a dove non sta. Doveroso omaggio Paolino, non lo portiamo ancora in giro visto che lui ci segue lassù, è un omaggio doveroso veramente. Continuiamo con una canzone che fa parte della storia del nostro gruppo, anche perché qualche annetto fa, quasi l'anno prossimo su 40, diciamo 40 anni fa, arriviamo in questa arena molto suggestiva, un po' più grande di questa, però la suggestione era quasi come questa. Logicamente c'erano 40 anni di differenza, eravamo quattro ragazzini arrivati in questa arena bellissima a Verona per una finale di un festival bar di quell'anno lì, e capimmo praticamente subito dopo quella esibizione in quell'arena, era il 3 settembre, e capimmo effettivamente che questa canzone forse sarebbe rimasta nel cuore di tante persone. E forse qualcuno a distanza di 39 anni credo la ricordi ancora. Un titolo molto molto importante per noi, Mi innamorai. Sulla spiaggia siamo
allungavano le ombre, guardando lui, la mia dicesti, è già settembre. Metti sulla mia camicia via il costume, mi innamorai di quel pulcino senza piume. Io sognavo ancora di fare all'amore e mi ha svegliato sorridendo un pescatore. Troppo in fretta, per tuo viso che piangeva, chissà quando, chissà dove. Sfilo piano le mie braccia dal cuscino, per non svegliarla, lei non sa che l'amo meno. Sognavo ancora di tenerti stretta, te ne eri andata con l'estate troppo in fretta.
febbraio, non in giugno come te. Cantato tanti brani di amore, ne cantiamo un altro, ma molto bello, uno a cui ci teniamo veramente tanto, perché fu scritto questo testo dal grande Giancarlo Piazzi, il quale vedeva quest'amore che era un po' particolare, era di quelli là molto puri, quasi come se le vedessi in un mondo fiabesco. Bene, dicevano le prime frasi così: dimenticato in una favola, si svegliò un vecchio tamburino. Dimenticato in una favola, si sveglia un vecchio tamburino, probabilmente cerca lei, non sapevo mai. Andiamo.
di partecipare a questo premio Musella, in onore appunto del cantante degli Showman Mario Musella, e ci fu chiesto di realizzare questo pezzo. Dopo averlo realizzato ci accorgemmo che ci piaceva sempre di più e lo stiamo portando in giro, proprio per onorare questo gruppo, gli Showman, che hanno veramente dato un bel po' di lustro in quel periodo in cui sono stati veramente di grande riferimento. Grazie quindi a Mario Musella, agli Showman per Mi sei entrata nel cuore. Ma adesso ritorniamo ad Argento Vivo, che è questo lavoro straordinario presente in questo CD, appunto Il Giardino dei Semplici, tutto bianco con i faccioni simpatici, sorridenti di questi quattro personaggi che lo compongono.
per parlarvi ancora di un'altra canzone, un brano che stiamo portando in giro e su YouTube già sta avendo un sacco di grande successo, questi click che visionano i video di YouTube, veramente ci stanno un sacco di soddisfazioni. Il brano si intitola Abbracciami. Questo è un momento storico, diciamo. No, ah, no. Storicissimo, poco storico. Parliamo di canzoni che abbiamo preso in prestito da un periodo che per noi è importantissimo, anche perché c'è stata una svolta grazie a questi autori che sentirete adesso, la svolta nella musica leggera italiana, i cantautori che hanno dato una svolta nel modo di scrivere testi un po' più impegnatine
e hanno mietuto tante di quelle vittime, gruppi che si scioglievano in quel periodo e che non resistevano al successo di questi cantautori che sono rimasti ancora, qualcuno non c'è più, lo ricordiamo noi attraverso questi brani che noi abbiamo un po' preso in prestito legandoli tra loro e facendoli un po' alla nostra maniera con le nostre voci, dando anche un titolo. Tra le altre cose lo troverete in quel CD di cui parlavamo. Voce? Questo. Mi sentite? Grazie. Troverete in quel CD di cui parlava Andrea all'inizio, troverete anche questo, ed è un medley di canzoni bellissime che tutti ricorderete sicuramente, anzi vi incitiamo a cantarle insieme a noi e così vediamo anche il vostro quoziente di conoscenza in merito. 70 mi dà tanto. La storia vera
sul cielo. Il mio destino è cieco e non lo sa che non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo, il cielo, il cielo, il cielo. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi in braccio intorno a me. Vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai e non sei più da solo. In mezzo al cielo ti sentirai passata, fare parte si è separata mi santi non più a te ma nasceria si è sempre parte della storia del Festival Bar che noi portiamo ancora nel cuore e pensiamo che tanti ricorderanno queste canzoni che hanno avuto la fortuna di essere state gettonate nei jukebox quando sulle spiagge c'erano questi cassoni con i dischi dentro e ognuno decideva cosa
poter ascoltare è gettonata la canzone preferita. Dopo, alla fine dell'estate, si evinceva dalle gettonature la canzone più gettonata di quella stagione. Due canzoni per noi molto molto fortunate, noi ve le proponiamo nella loro veste originale, visto che nei loro momenti sono state decretate canzoni più gettonate delle estati a cui appartenevano. Fanno così. Questo amore mio ti davo anch'io, un vestito da sposa. Tu lo sai, parlare il mio forte non è stato mai, ma ti ho difeso a morte con gli amici miei. Troppo amore e rispetto. Ora vai, le fronte sulla sabbia si dividono. Io resto in piedi, io resto in piedi, ma in ginocchio un animale. Mi mancherai, mi mancherai. E me ne accorgo adesso mentre vai, di nuovo vai, felicità, non ricordo più che sapore hai, spaldarsi a fuoco sulla spiaggia poi, un maglione in due. Desiderarti ancora, desiderarti è la mia malattia. Mi mancherai, e me ne accorgo adesso perché mai, io che mai, felicità, non ricordo più che sapore hai. Andarsi a fuoco sulla spiaggia poi, un maglione in due. Felicità, felicità, era stare qui tra le braccia tue. Concerti di Chopin, in prima fila gli occhi su di lei,
sui tasti le sue dita per farle in libertà. Viveva con orgoglio la sua età, seduto al pianoforte in quella stanza, guardava la sua donna e ripassava Mozart, concerto in la minore dedicato a lei. E senza la ragione si andava, ha lasciato in un passeggio vecchi sbagli, suo concerto antico e poi giallito dal tempo che un giorno creò in silenzio per lei. Adesso spoglia lei, piangendo un po' davanti al suo caffè. Ritornano le note del suo passato, ricorda che era bello quando lui suonava concerti da minore dedicato a lei. E senza la ragione se andava, lasciato in un cassetto negli sbatti suo concerto antico e poi già dito dal tempo che giorno creò in silenzio per lei. Un amico, un amico nostro, un amico di tutti gli italiani e gli italiani del mondo, e credo tanta gente veramente, perché lui ha scritto delle bellissime canzoni, anzi delle bellissime poesie, ma ne ha scritta una che è quella che tutti quanti vorremmo vedere proprio in realtà, quella canzone che parla di un anno che tutti che vorremmo che fosse così. Bene, noi vi lasciamo questo omaggio che è per lui, è dedicato a tutti voi da parte sua, e questo brano si chiama L'anno che verrà. Un po', e siccome sei molto lontano,
più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si è scelto una sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire per tempo di arrivare. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno, caro amico, ti scrivo, porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale, festa tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce e anche gli uccelli faranno il turno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà ognuno come ti va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto una certa età, e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni. Preparando, è questa la novità. Inconfondibile cappellino. Effettivamente io mi ricordo che Lucio Dalla con i Flipper, un gruppo, ascoltai questo gruppo a Ischia, io ero proprio bambino, suonavano al Castello Aragonese, lui suonava il clarinetto e anche il sassofono, e io stavo appoggiato su un muretto, non potevo entrare, troppo piccolino, però mi ascoltai tutta la serata questi Flipper che suonavano e cantavano veramente da Dio, complimenti, mi piacquero molto, questo personaggio, tale e quale, Gerigio Vidao, è nato vecchio, è molto guaglione, insomma, perché qua. Complimenti, perché era già bravissimo. Bene, torniamo al Giardino dei Semplici, facciamo un grande applauso, effettivamente. Un grande applauso a Dalla. Bene, torniamo al Giardino dei Semplici, ad Argento Vivo e ad un brano che ne fa parte, sempre contenuto in questo CD. Lo chiameremo Bianchetto, così da lontano. Ah, sì.
da lontano l'ho individuato un CD che ci sta a cuore perché è nato quest'anno, sulla scorta di alcuni concerti che abbiamo fatto, abbiamo registrato e abbiamo messo insieme i brani che fanno parte appunto di questa serata che avete ascoltato. Il brano che ascolterete adesso fa parte appunto d'Argento Vivo, è l'ultimo lavoro del Giardino dei Semplici, nato in casa Giardino dei Semplici, e si intitola Se un giorno tu. Se un giorno tu ripenserai a me, ad occhi chiusi per difenderti, da spegnere, da illudere. Non parlare della nostra condizione, la correttezza assurdo di comunicare, gettare via le stupidaggini e le dicerie, a chi ti ascolta pensa che ci stia a morire. Se un giorno tu ripenserai, sul palco una persona, non ricordo il nome, scusami, dovevo ricordare Anna Spinaci perché vi facevo subito il collegamento, voi non la ricordate Anna Spinaci, no. Ho detto una resina, vieni Anna Rita, vieni Anna Rita, è una ragazza che adesso ci canterà 7-8 canzoni, no, vuoi cantare? Che microfono gli do? Poi Luciano, non sarebbe bene in mezzo a noi, noi siamo quattro broccoli, spinato serio, insomma. Bene. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Così si dice, buonasera a tutti. L'accento si sente. L'accento si sente. Guarda, noi napoletani, ma che scherziamo con l'accento. Si sente possiamo, 80 anni a Milano, ma comunque si sente come.
sentiamone orgogliosi gli accenti che abbiamo. Vi rubo solo 2 minuti. Allora, il mio vuole essere un ringraziamento a tutti voi che questa sera occupate splendidamente il palco, anzi loro, il palco di San Mango d'Aquino, e quindi facciamogli un applauso perché hanno gestito la serata in maniera veramente bellissima. E a voi che occupate questa grandissima scalinata, che l'avete occupata con calore, porgendo a noi, facendoci vedere... Ma forse non sanno nemmeno, non si rendono conto della fortuna che avete nella vostra cittadina, di un posto così, non si trova dappertutto, Feste all'impiedi, con i brecciolini sotto i piedi, mamma con i figli in braccio, dopo loro non trovavano. Voi state belli seduti. I prossimi anni si attrezzeranno l'amministrazione anche con qualche rinfreschino, no? Contribuite comunque. Allora, ci scusiamo innanzitutto a nome dell'amministrazione comunale per il ritardo con la quale abbiamo potuto appendere i manifesti estivi, con il programma estivo. E quindi vi rubo solo 2 minuti per ricordarvi che domani sera, oltre alla processione, al cielo votivo che l'amministrazione comunale offrirà alla parrocchia di San Mango d'Aquino, vi sarà alle 21.30 uno spettacolo musicale degli Alma Folk, quindi vi invito a partecipare numerosi. Poi seguirà il 25 luglio il bar L'Isola che non c'è, un karaoke. Il 27 luglio vi sarà il raduno piazzale della Chiesa della Buda, un pellegrinaggio San Mango Conflenti. E poi bar Magic Meeting, 1 euro per 80 bambini. Mercoledì 30 luglio verrà aperta ed inaugurata la sala mostre. Poi venerdì 1 agosto abbiamo i Villa Zuc, manifestazione che viene offerta dal Antonio Ungaro, quindi porgiamoci un applauso. Antonio, sei un grande, dai. Non è vero, è una bugia. È il professor Pellet, Ungaro professor Pellet, è importante il professor Pellet. Mettiamo i puntini su Pellet. Sabato 2 agosto abbiamo una serata offerta dalla Parinoteca Meet, Jack's Night. Ma noi, il Parino stasera abbiamo avuto, ma non erano loro? Era buono? Buonissimo, il bar qui sopra. Il bar qui. Allora li ringraziamo. Come si chiama il bar? Il bar Magic Meeting. Magic Meeting. Va bene? Magic Meeting? Magic Meeting, grandi pari, mitici panini. Oh. Con cappellini bianchi, un papà che culla, mammina con il pancione. Mamma mia, che meraviglia. Oggi con tutte quelle che combinano regalano, ci fanno una parte coppia, ci mandano i bambini. Grandezzini. Bene. Poi abbiamo domenica 3 agosto un'altra serata offerta dal bar Magic Meeting, e poi modellare ad arte, una sfilata di moda a cura di Carmela. E il 4 agosto abbiamo Miss e Mr. Baby, invito coloro i quali volessero far partecipare i propri figli a rivolgersi a me o a Luisa Torquato, stiamo raccogliendo le adesioni per far trascorrere ai bambini una serata diversa all'interno dell'allegria. Io sono fuori età. Ma se vuole può partecipare, noi l'aspettiamo. Già il fatto che lei mi dà delle guardi, non sono bambina, sono... mi dice, mi diresti, voglio, state zitto. No! Allora, è appena giovincello. Poi abbiamo il 5 agosto un altro concerto di percussioni, il 6 agosto bar L'Isola che non c'è, trip e dintorni, il 7 agosto il The Moon, la rossicceria, fa la festa della birra, quindi vi invitiamo a partecipare alla festa della birra. Venerdì 8 agosto abbiamo la qualificazione della gara della ruzzola, e poi abbiamo un'altra serata offerta dal bar Magic Meeting, e poi la serata danzante a cura di Francesco Bartolotta. Il 9 agosto abbiamo il premio al Memorial Mario Sposato, e poi abbiamo il 10 agosto che abbiamo, il 10 abbiamo un altro torneo. È il 10 agosto, giusto, ricordiamo le stelle che qualche anno fa, tutte le stelle che sono scomparse a San Mango d'Aquino, e a loro rivolgiamo un applauso. Poi seguirà il tributo band offerto dalla Bella Vista di Ligabue, e Radio Movida che offre alle ore 23
con un Summer Tour 2014. Giorno 12 agosto abbiamo la gara della Puzzola, il concorso finale, la sagra delle penne e vi invito a partecipare alla manifestazione che si ripresenta ormai di anno in anno, il Ciuccio e la Signorina. Poi abbiamo mercoledì 13 agosto, bambini in festa a cura della Proloco di San Mango e la festa al Parco Giochi, discoteca sotto le stelle a cura di Filippo Ungaro. Giovedì 14 agosto abbiamo a Piazza Belvedere... Ce n'è ancora, eh? Ce n'è ancora. Mi dispiace, ma il programma... appena 14, finito 31, Il programma è basso e noi ci teniamo a delettarlo. Ci teniamo a sapere. Ci teniamo a sapere. Noi non lo sapere, perché l'oggi lo sapevo. No, Musta non sapevo. Ma c'è, quello della presentazione, il programma è stile. Perché manifesto non è stato... No, non ne hanno messo dato. Ma noi ci teniamo ad elencarlo, perché questa sera ad ascoltarvi vi sono molte persone che non sono di San Mango, quindi almeno porgiamo loro... Ottimo, quindi attenzione, manifesto, li avete appesi? Li abbiamo appesi. La prossima volta impiccate, riguardate. Allora, io continuo, abbiamo giovedì 14... uno spettacolo a cura di Angioletto Colosimo, al quale porgiamo un applauso perché sta portando il suo spettacolo un po' nel mondo. Come Colosimo? Colosimo Angioletto, Angelo. Bravo. Poi abbiamo numerose altre feste, tra cui la corrida a cura del bar L'Isola che non c'è, la sagra del tartufo. Abbiamo il percorso del bus il 17 agosto, vi invitiamo a partecipare. Abbiamo un complesso musicale presso in Piazza Municipio. Abbiamo la partita scapoli ammogliati fino ad arrivare al concorso dei diplomati, al premio Muricello. E poi abbiamo il saggio di danza il 23 agosto. A pure della dove io faccio il cigno di padre. Sì. Non vorrei avervi annoiato, vi lascio una buona serata. Dottoressa Spinacci, chiesa 4 Brook, guarda, veramente ci hai fatto un figurone. Ci hai fatto fare un figurone. No. Tagliella di spinaci in mezzo a questi 4 broccoloni. Allora, visto che siamo arrivati al 31 agosto, è fermata. No, al 23. 23 agosto. È la data giusta per noi per riprendere, perché 23 è uscito. Al 23, fino al 31 vi dovete inventare qualcosa, perché non avete fatto niente in quest'anno. Allora, questo CD, questa sera, almeno uno vogliamo regalarlo a qualcuno di voi. E uno solo. Uno solo ne regaliamo, mi siete troppo. Però per regalare questo CD, Andrei, tu che vorresti fargli fare? Guarda, io come un minimo... ballo, una danza? Non gli facciamo perdere troppo tempo. Vorrei soltanto che dicessero, esattamente, ad alta voce però, ad altissima voce. Il titolo almeno. Il titolo della canzone del Giardino di Semia. Qualche tempo fa. Questo è no, è una canzone dolce, molto... Tommy. Ma non è così... facile, insomma, è inutile, costa 10 euro, non è costa tanto, però non è così semplice regalarlo. Noi vorremmo sapere, complichiamolo un pochettino, chi sale su, però deve venire qua subito e deve dirci l'anno. No, l'anno in cui ha partecipato al Festival di Sanremo, questa canzone. Quando ha partecipato? 76. 70? Deve correre qua sopra deve correre. 77. Scendere, correre, volare. 77. Chi era del 77? Eccolo qua. Lei. Però te lo devi venire a prendere, almeno devi venire. Lo sa, c'è una faticaccia, però almeno per... È un regalino, è un omaggio. Che è successo? Che è stato? Che ha fatto? Canterà con noi. Deve cantare? E che vuole? Ha detto 77. E dopo glielo diamo pure a lei, dai, questo lo chiamo a te. Il gigante e la bambina. Aspetta un momento perché là ci vuole la foto. Certo. Il gigante e la bambina, la foto. Fermi tutti, zitta a chiesa con gioco. Perfetto. Ma lei come si chiama? Non mi è caduto sul pisello. Avevamo un complessino, sono tutte le canzoni vostre. Che meraviglia, guarda, ma noi ci siamo malastato, sta gente, Lucia. Queste persone, questi fans che cantavano le nostre canzoni, una statua d'oro ci stanno a fare. E ci hanno concesso di fare questo mestiere straordinario. Piano! Guarda questa bambina. Cioè.
chissà se io stavo se lui uno si ricorda che sa forse sì la fotografia il nonno poi c'ha fatto il nonno poi mi dice no io sono il papà. Allora dopo il ballo del cigno non va dopo il ballo va? Dopo il ballo del cigno dopo il ballo del cigno dopo il ballo del cigno, facciamo quello di Loca. Ok, allora io conto fino a tre e voi mi dite il titolo, vediamo, però vogliamo sentire bello forte. Uno, due, tre. No, e che cos'è? Ho detto forte. Uno, due, tre. Bravo, via. Quindi evitiamo di fare la stupistica, avete indovinato, non la facciamo. Non la facciamo. Lasciamole stare quelle trombe perché tanto non le avverto per lui. Allora, eccole qua,
Con le mani è meglio, vai, proviamo, dai! Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via, con Zazà, compagna mia, e ne andiamo a passeggiare. Thank you.
notte, bella così, una giurista mai, l'anima vane, rassegnata e stanca, sotto coperta desta luna bianca. Buon estate a tutti! Buon estate! Buon estate.